Benvenuti a questa nuova puntata. Siamo arrivati al vlog numero 4. Ci troviamo alla piscina comunale di Bagni di Lucca e oggi vedremo gli stili nel nuoto. Ecco, questo sicuramente farò vedere insomma le tecniche di base del nuoto, però non vuol dire che diciamo si può apprendere così facilmente. Ecco, io quello che consiglio è di fare un corso. Se siete nelle zone di Bientina, sicuramente andare da Michele Ambra alla piscina ginnasia, ma insomma se siete in posti più lontani da Bientina, a Pisa, insomma di fare un corso. Poi ci vuole anche della pratica, diciamo. Poi diciamo queste tecniche che vi dirò devono essere bisogna esercitarsi, ecco. Allora a questo punto andiamo in vasca e andiamo a vedere più da vicino gli stili del nuoto. Intanto un ringraziamento a mio fratello, anche se non vuole apparire, e a mio fratello Luigi e a mia moglie Aiko, anche se non vogliono apparire, ma insomma sono un po' timidi ora, se poi piano piano si lasceranno andare. E poi ecco, cominciamo allora con lo stile libero. Allora, lo stile libero, la bracciata è, diciamo, non è così facile, non è facile da capire vedendo diciamo un nuotatore dall'esterno, perché la parte diciamo fuori è abbastanza semplice, nel senso che si vede. La parte sotto è un po' leggermente più complicata, perché appunto non si può capire dal fuori, ecco. Allora, per la bracciata bisogna immaginare un muro, ok? Mettiamo che il nostro muro sia questo qui, ok? Allora, noi partiamo dal punto, diciamo, dal punto zero, che è quando siamo in questa posizione, nella posizione distesa. Ora, immaginiamo di essere, che qua ci sia praticamente un muro, e pigliamo la prima parte, cioè la parte delle braccia, così. Questo non è il movimento più efficiente per quanto riguarda lo stile libero, però è propedeutico per il secondo movimento, per due motivi. Uno è perché invece di ragionare praticamente con la mano, cioè praticamente noi si pensa che il nuoto sia, cioè si muova, che lo stile si muova così come un palo, no? Così come una pala, dicevo. Mentre invece noi dobbiamo ragionare con questa parte, cioè come se ci muovessimo considerando questa parte. È naturale che abbiamo più forza. Infatti se io faccio così, questo è quello che muovo, no? Se io invece ragiono così, è chiaro che ho più forza, no? Allora, praticamente noi ci immaginiamo questo muro, che per esempio potrebbe essere questo qui, come io potrebbe essere questo, faccio così e piego questa cosa. Allora, questo il vantaggio di piegare così il braccio è doppio. Uno, perché naturalmente la quantità di acqua che muovo è di più, ma in più il vantaggio è anche che utilizzo questi muscoli dorsali, mentre se muovo diciamo il braccio così a pala, non lo so quali muscoli uso, però magari questi qua, però non uso quelli dorsali. Se io faccio così questo movimento, poi mi preparo per il movimento successivo, che è quello di chiudere, e a quel punto lì io utilizzo il muscolo dorsale.
che è quello più potente, diciamo. Quindi questo per quanto riguarda il primo movimento è questo, poi chiudiamo e andiamo a toccare con il pollice, andiamo a chiudere praticamente fino in fondo, fino alla coscia, cioè deve toccare. Naturalmente poi dopo non serve, deve toccare solo per capire dove dobbiamo arrivare, no? Il braccio. Quando siamo arrivati al braccio, quando abbiamo toccato la gamba, a quel punto lì ripartiamo, cioè riparte e ci ristendiamo. La parte sopra è quella che crea meno problemi, perché naturalmente è quella visiva, è quella che si impara più facilmente. Tuttavia anche lì noto che ci sono alcuni che per esempio in corsia, cioè se uno nota nel mare problemi non ce n'è, uno può notare come vuole, no? Naturalmente quando notiamo in corsia dobbiamo rispettare delle distanze, delle misure, quindi dobbiamo, quando diciamo riusciamo, dobbiamo piegare il braccio, no? Allora, per imparare questo movimento, diciamo a stare chiusi, possiamo fare praticamente l'esercizio di toccarci la spalla e di chiudere, no? Toccare e chiudere. Ecco qui, diciamo, è la parte, ecco, su questo non ho altro da dire, ecco, se non il fatto che quando naturalmente nuotiamo a stile, noi guardiamo o il fondo o tutt'al più ci muoviamo, guardiamo lateralmente, quindi non abbiamo la possibilità di vedere se effettivamente i nostri bracci sono perfetti, nel senso si muovono alla stessa altezza, no? Ecco, allora per questo io consiglio di fare un esercizio che è quello, sembra facile ma all'inizio non lo è, è quello di fare, di nuotare a testa alta, cioè fare lo stile libero a testa alta. Questo praticamente, questo esercizio vi permette migliorare la postura, di migliorare lo stile, perché vi obbliga ad andare dritti, di andare. E ora praticamente faccio una vasca a testa alta per farvi vedere. Per questo riguardo di questa cosa qui, diciamo che per quanto riguarda le braccia siamo a posto. Poi per quanto riguarda le gambe, ecco, le gambe naturalmente sono fondamentali per la velocità. Anche lì è difficile riuscire a capire se andiamo forte oppure andiamo piano, perché non abbiamo la possibilità di vedere le nostre gambe. Quindi per migliorare la velocità, cioè per migliorare, diciamo, per avere un'idea della velocità delle nostre gambe, io consiglio una cosa, di guardare quando noi nuotiamo, di guardare le nostre gambe, soprattutto se quando facciamo l'esercizio con la tavoletta, cioè nel mentre che andiamo controlliamo le nostre gambe.
Ora appunto vi faccio una prova se c'avevo gli occhialini. Ecco. Babbo, mi dai un pallone. Questi occhialini. Quello là giù. Guarda, nonna. Ovviamente vi faccio vedere come farlo guardando di sotto. Ma dov'è mamma? Ah, guarda sta qui giù. Praticamente con la tavoletta è meglio quando andate, quando provate, guardatevi i piedi. Questo è importante per verificare che effettivamente i piedi vostri vadano ad una certa velocità, perché, e questo è molto molto importante, quando si fanno tante vasche, i piedi dovranno essere, io parlo di molte vasche, i piedi dovranno essere, diciamo, dovranno muoversi soltanto per galleggiare. Lì dobbiamo spingere sulle distanze, soprattutto sui bracci, sulle braccia. Mentre invece sulla velocità, se facciamo una vasca o due vasche, la cosa più performante sono i piedi, quindi è la velocità con cui si muovono le gambe. Quindi questo è molto importante, va, è una cosa che va tenuta, bisogna tenerla di conto, perché è vero che le gambe sono molto, cioè danno molta velocità, è anche vero che consumano tantissimo. Quindi dobbiamo utilizzare l'energia delle gambe con parsimonia, perché dobbiamo sapere che non durerà per molto, si può utilizzare solo per brevi distanze. E quindi questo consiglio, soprattutto quando siamo in piscina, che aiuta molto a livello di testa, perché il nuoto è molto importante, anche la testa, è quella di contare. Io per esempio nella piscina, quella a Bientina, so che c'è una partenza, dopodiché faccio nello stile libero tre bracciate con respirazione a destra, tre a sinistra, tre a destra e sono arrivato. Cioè questo aiuta perché, per capire le distanze, poi guardo le righe in fondo, cioè questo a me mi aiuta per capire in che punto della piscina sono. Questa è la prima cosa. Poi ecco, un'altra cosa che volevo dire è che spesso io sento dice io non faccio sport perché non riesco ad andare 3-4 volte o 2 volte. Cioè io credo una cosa, che sia importante fare qualcosa anche una volta alla settimana. Io ora in questo momento, per motivi insomma di tempo, per esempio vado in piscina una volta sola, però è importante non smettere mai e almeno una volta alla settimana andarci. Poi quando uno ci avrà più tempo o più voglia, magari l'ottimo forse sarebbe 2. Ecco, poi parliamo della virata. Allora, la virata poi dopo la vediamo. La virata è una cosa molto semplice, di fatto. Allora, noi in base alla velocità in cui arriviamo nella vicinanza del bordo, ci cominciamo a preparare, no? Facciamo la prima capriola, nel senso ci giriamo e nello stesso tempo facciamo una rotazione in questo senso e allo stesso tempo facciamo una rotazione così, cioè basta capire il movimento, no? Poi dopo ve lo farò vedere, se appunto siamo sotto si vede molto molto semplicemente,
quando uno c'ha in testa che si deve girare così, allo stesso tempo si deve girare così, senza furia, poi riprende la posizione, guarda avanti e poi riparte. Ecco, quello che bisogna considerare è che la distanza per cui cominciare a fare la capriola varia in base alla velocità. Cioè, naturalmente, nel mentre che noi giriamo, nel mentre che noi facciamo la capriola, il nostro corpo ha un'inerzia che comunque ci porta ad avvicinarci al bordo. Quindi più veloce andiamo e più dobbiamo partire da lontano, perché nel mentre che facciamo questa operazione, nel mentre ci stiamo avvicinando verso il bordo. Ma è veloce però, fare.
Degli stili, diciamo che nello stile libero la bracciata, diciamo, deve entrare con il pollice, così, poi come abbiamo detto il braccio piega, a quel punto lì utilizziamo il dorsale, chiudiamo e andiamo a toccare la coscia, a quel punto lì recuperiamo, braccia stretta se siamo in corsia e poi dopo rientriamo. E per quanto riguarda lo stile, stile libero, abbiamo concluso. Per quanto riguarda la rana, praticamente partiamo e siamo stretti, disegniamo praticamente un cuore, facciamo così, e dopodiché chiudiamo, ci distendiamo. La rana è uno stile nel quale diciamo ha un ritmo, ha un momento in cui ci si raccoglie e un momento in cui ci si distende. Il momento in cui ci si raccoglie è quello nel quale facciamo la bracciata, no? Facciamo la bracciata e recuperiamo anche le gambe. Dopodiché, quando ci distendiamo, parte la bracciata e nello stesso tempo ci allunghiamo. Quello che molti non sanno è che nella rana la vera, diciamo, propulsione non è tanto data dallo scalciare quanto nel momento in cui chiudiamo. Cioè anche le rane stesse, proprio le rane e l'animale, vanno quando loro chiudono. Io l'ho notato, no? Quando vanno, praticamente chiudono le gambe e vanno avanti. Quindi, quando abbiamo dato la spinta, che con la gamba ci distendiamo e aspettiamo fino a che non siamo fermi, praticamente aspettiamo di avere finito la spinta. E a quel punto lì ripartiamo e ci ricarichiamo, cioè praticamente riprendiamo la posizione, le gambe anche quelle le recuperiamo e dopodiché ci allunghiamo e tiriamo le gambe. Quindi nel momento in cui diamo la gambata, anche la testa deve guardare il fondo, perché naturalmente la superficie della testa sopra è minore della, diciamo, della superficie del viso. Quindi dobbiamo allungarci in questo modo. Ecco, poi un'altra cosa interessante è che, spero che si possa vedere dalle riprese, ma se notiamo lo stile libero, quando noi prendiamo questa posizione, cioè che incliniamo il braccio, praticamente assume la stessa posizione della rana,
ovvero quando noi facciamo così con la rana, il braccio è nella stessa posizione di quando facciamo lo stile libero. Quindi questa è una cosa che la sanno un pochi, comunque è così. Ho detto tutto. A questo punto passiamo al dorso. Allora, il dorso, entriamo praticamente con il mignolo, giriamo di qua, entriamo in questo modo, dopodiché giriamo dietro, anche qui ragioniamo con tutta questa parte, passiamo dietro e spingiamo fino in fondo fino ad arrivare qui. Poi le gambe, non so se si possono far vedere, ecco le gambe, voi considerate, tenetele dritte, così, e pensate di dover fare questo, tanto poi si piegano da loro. Voi ragionate come se doveste fare così. E anche invece nello stile libero, il movimento è piuttosto questo qua. È piuttosto questo qua. Chiaramente questo nello stile libero. Mentre invece nel dorso cercate di fare così. No, dopo si niente. Ecco, un'altra cosa importante del dorso è la testa, che deve cercare di essere abbastanza, guardare abbastanza indietro, cioè testa abbastanza indietro. Quindi quando fate così e via. Ecco, ragionate sempre di sfruttare tutto il braccio, quindi girate così e poi ragionate in questo senso qui. Cercate di sfruttare questa parte e di utilizzare il dorsale, che è il muscolo più forte. E poi passiamo al delfino. Allora, il delfino bisogna ragionare che sia una cosa, diciamo, come che va nel momento in cui andiamo giù con la testa, le gambe vanno su. Nel momento in cui veniamo su con la testa, le gambe ci seguono. Quindi il movimento deve essere questo qui. Sempre così. Ora, se il problema del delfino è che spesso, soprattutto le femmine, hanno il problema di venire su, cioè di uscire dall'acqua. Allora io il consiglio che do è dare due battiti di gambe, cioè due colpi di gambe, aspettare, poi dopo quando siete sul dritto, che vi siete riposati, cercare di venire su, forte, venire più su possibile. A quel punto lì, quando siete fuori, il più possibile, cioè cercare di venire su con la massima forza che ci avete, a quel punto lì che avete i bracci liberi, chiudete, cioè fate questo movimento. Questo soprattutto per le femmine, il delfino è lo stile più difficile, perché naturalmente serve tanta forza. Quindi per recuperare questa forza della bracciata, fate due gambate, non abbiate furia di ritornare con le braccia a fare la bracciata. Quindi bracciata, uscite, aspettate un colpo, due colpi e poi si riparte. Si riparte, forza, cercare di venire su e poi si richiude. E poi aspettate un colpo, due colpi, vi allungate bene, senza furia, e poi ripartite. Però nel momento in cui ripartite, partite con la massima forza e cercate di venire su. Questo è il delfino. E poi il resto, niente, mi rimane che salutarvi. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e non vi scordate, per quelli che sono nuovi visitatori, di iscrivervi al canale. Ciao a tutti. Ma